Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Cosa c'è di più bello ed emozionante di un ragazzo e una ragazza che si amano? Forse solo il giorno in cui decidono di celebrare il loro amore, unendosi in matrimonio, circondati dall'affetto di amici e parenti. Sicuramente un momento sempre emozionante, soprattutto per gli inguaribili romantici, tra i quali rientra senza dubbio, ormai lo abbiamo capito, Silvia Toffanin. La conduttrice che ha fatto dei racconti dei matrimoni VIP uno dei punti forti della sua trasmissione, Verissimo, e nella puntata di sabato 21 settembre accoglie in studio due freschi sposi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, una coppia che il pubblico di Canale 5 conosce bene, proprio perché nata durante un'edizione di Uomini e Donne, il dating show della rete ammiraglia Mediaset. Silvia Toffanin accoglie i neosposi in studio, facendo loro grandi complimenti, soprattutto alla sposina. Teresa, ma che bella che eri, veramente un sogno. E lancia il video del giorno delle nozze, in cui i due appaiono ovviamente raggiante e al meglio. Durante la cerimonia non passa inosservato il prete celebrante, che cita Maria De Filippi, appellandola come l'angelo Galeotto che ha permesso ai due giovani di incontrarsi, innamorarsi e infine sposarsi, dicendo: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Maria De Filippi e Uomini e Donne. Ecco chi è stato il principe Galeotto che vi ha fatto sognare l'amore. È bello sapere che siete fieri di entrambi. Una delle cose più belle è incontrare una persona che ti sappia sentire, che ti sappia amare. E più avanti, in un altro stralcio di omelia, fa un riferimento anche a una precedente intervista della sposa in cui raccontava i sentimenti per Andrea, proprio nel salotto di Verissimo. Insomma, un prete informatissimo sulle vicende dei due giovani innamorati che di quel giorno raccontano. Io son bravo a tenermi, ma dentro ho un vortice. Ti immagini tutto, sarà così o sarà così, quando le vivi però è tutta un'altra cosa. E quando vivi quelle emozioni, ti rendi conto che tutto scivola via veloce. Volevamo fermare il tempo, dice Andrea, mentre Teresa Langella racconta. Io continuavo a vedere i suoi occhi, mi immaginavo quello sguardo, mi immaginavo che stava per diventare finalmente mio marito. È stato bellissimo. E nonostante la felicità sprizzata da tutti i pori dai due sposini, la più entusiasta durante l'intervista sembra essere in realtà la padrona di casa che a un certo punto, visibilmente commossa, si alza per abbracciare la sposa. «Quanto eri bella, Teresa! Questo è un sogno! Sei bellissima!»